Okay. Ciao a tutti i nostri amici di Napoli, ci siamo nello stand THL del Mobile World Congress 2015 e ecco qua tre degli ultimi modelli in uscita del THL. THL T12 è il low cost per eccellenza, come vedete schermo da 4,5 pollici, eccolo qua. Ho spaccato tutto e i cinesi mi uccideranno. Eccolo qua, leggerissimo, tasti retroilluminati non tantissimo, diciamo non benissimo. Interfaccia tipica della THL, quella a cui ci hanno ormai abituato. Particolarità, a parte vedete questa cover posteriore in plastica, diciamo un po' translucida se possiamo dire così. Molto leggero, 8 megapixel e 8 giga di RAM e 1 giga di ROM. Diciamo che dovrebbe su per giù soppiantare il THL T6S, infatti è il doppio di 6 e 12, quindi sarà il successore del THL T6S che vediamo qui. Però l'unica cosa, lo schermo è leggermente più piccolo, quindi sicuramente da considerare per quelli che hanno come obiettivo uno schermo 4 pollici e mezzo. Altri due telefoni molto importanti della THL, li vediamo qua sopra, che hanno fatto anche il Megaspin, il THL 2015 che è proprio il nuovo top di gamma THL e l'altro il THL 5000T, 5000 Tesla. Sul 5000T poco da dire, sappiamo che ha questa batteria da 5000 mAh. Hanno messo una parte posteriore che rispetto al 5000 che risultava molto plasticosa, hanno fatto una sorta di sandstone, diciamo, tipo quella dello OnePlus One. Per il resto di differenza abbiamo che il Tesla ha il processore octa-core a 1,4 GHz, quindi diciamo che è sicuramente meno energivoro del THL 5000 che ha il processore octa-core overclockato a 2,8 GHz. Per il resto il telefono più importante che vediamo qua è sicuramente questo qui, THL 2015. Sarà sicuramente il nuovo top di gamma, anche qui interfaccia a cui siamo ben abituati è sempre la stessa, non hanno cambiato assolutamente niente. Di particolarità abbiamo innanzitutto la connessione 4G LTE, dopodiché abbiamo il sensore impronte digitali, eccolo qua. Oltretutto messo in questa, diciamo, ghiera dove c'è anche la fotocamera e il flash LED, molto particolare, molto bello, molto interessante. Abbiamo schermo Full HD a 1920x1080, RAM 2 GB e 16 GB di ROM e ovviamente processore Octa-Core a 1,7 GHz e stiamo parlando del 64 bit, quindi consumi limitati, molto leggero anche, devo dire, una bella sensazione al tatto. Questo, ragazzi, è il nuovo top di gamma della THL. Devo dire, no, dovrebbe essere retroilluminati anche i tasti posteriori, quindi ok. Okay.